Logos Web Radio. Dopo il successo dello scorso anno e del precedente concorso Punti di Vista, il Centro Giovanile ha deciso di lanciare quest'anno il concorso fotografico I Luoghi di Sofia, dedicato ai luoghi della tua conoscenza. Sofia, infatti, è una parola greca che significa conoscenza, ovvero curiosità, consapevolezza, voglia di sapere, verità. È esperienza e apprendimento, stimoli e pienezza della vita. Leonella, ci vuoi parlare di questo concorso? Il concorso fotografico è gratuito ed è aperto a tutti i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 28 anni. Il regolamento si può trovare su www.blogos.it. Le fotografie e la scheda di partecipazione vanno inviati entro non oltre il 30 aprile 2009 al centro giovanile. La premiazione avverrà il 29 maggio al centro giovanile Blogos, dove le fotografie partecipanti saranno allestite in una mostra. In seguito si sposteranno alla Casa della Conoscenza. Sono qua con un ragazzo che ha deciso di partecipare, si chiama Federico, ha 18 anni e gli chiediamo come mai ha deciso di partecipare e quali sono i luoghi della sua conoscenza. Ma io sono abbastanza nuovo nel mondo della fotografia, sono un principiante, però comunque la fotografia rimane un modo per esprimersi. I Luoghi di Sofia è un concorso interessante perché non è il solito titolo da still lifing, cioè delle nature morte, che dopo si mette in risalto solo la bravura del fotografo, perché le foto sarebbero dopo tutte con uno stesso soggetto, però varie modalità di fotografia. Qui invece si può scegliere proprio luoghi, volti, movimenti, persone diverse, ognuno ha il proprio spazio di conoscenza, il proprio luogo di Sofia. Per questo che secondo me è più interessante di altri concorsi. In effetti il tema è molto originale. Marcello, da dove nasce questa idea? Quest'anno quando abbiamo pensato quale tema potesse essere il filo conduttore del concorso fotografico, ci siamo fatti un po' accompagnare da quelle che erano da quello che stava succedendo nella società in quel periodo, soprattutto le proteste e le iniziative che gli studenti nelle scuole e università stavano portando avanti. Il nostro obiettivo era quello di far pensare, soffermare le persone che vogliono partecipare, quindi i ragazzi dai 14 ai 28 anni, proprio la fascia dei ragazzi delle scuole superiori e dell'università, di far soffermare sul significato che loro danno alla loro conoscenza. Infatti il sottotitolo I luoghi della tua conoscenza sottolinea proprio questo, ovvero staccarsi dai luoghi comuni della conoscenza in cui si intende solitamente, ma affrontare e fermarsi sul significato personale che diamo alla conoscenza, che può essere appunto in luoghi fisici, ma anche in persone, volti, persone che possiamo incontrare 2-3 volte oppure costantemente, come può essere un nostro familiare, una nostra amica o una persona che comunque quando si incontra ci trasmette qualcosa e in quel momento sentiamo che ci stiamo comunque formando, che in quel momento si sta facendo conoscenza. Così un laboratorio piuttosto che un corso serale, un contesto dove stiamo costruendo la nostra conoscenza come protagonisti, legato ovviamente a relazioni che si instaurano creando questa conoscenza. Perfetto ragazzi, non vi resta che partecipare. Un grazie a Federico, a Leonella e Marcello del Centro Giovanile e arrivederci da Letizia Capelli del Blogos Web Radio.